when we come through. Like a mess up when we come through. I don't care what you wanna say. I don't care what you wanna do. It's like a mess up when we come through. It's like a mess up when we come through. Now this. It's not a song, this is a movement. Come, we take them back to school just like a student. They come in like the game needs some improvement. Them say a dance hall, but I really wonder where the groove went. We have to take them back to basics. Tea that us colors in the thing because we prudent. And anything we talk, that is what the crew meant. Not take no form of argument. I don't care what you wanna say. I don't care what you wanna do. It's like a mashup when we come through. It's like a mashup when we come through. Come true. It's like a mess up when we come true. Cause we don't give a damn tonight. Do what you feel, do what you like. So let me hear you say yeah. Make noise and scream and shout to sound fun till the sun come out. So let me hear you say yeah. Come on, let me hear you sing. Cause that's all is all we bring. Let me hear you say yeah. So we don't sit around with teeth that rolls into town. I don't care what you wanna say. When we come through, it's like a mess up when we come through. I don't care what you wanna say. I don't care what you wanna do. It's like a mess up when we come through. It's like a mess up when we come through. Let me hear you say, oh, oh, yeah, yeah, whoa, 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 yeah. Like a lizard on a limb, I am on the beat. Louis me around from head to feet. Nobody violate, through me looks so neat. I got some dogs over here, think it coat your teeth. We not take defeat. If you don't like, we better you go and go sleep. We lock up town and in the streets. You can call me Mr. Industry. Swag, 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 swag. This pass is easy. Swag, swag. With furs on my back. Snake on my shoe, step up in the place like a walking zoo. Yeah, you know me, me no know you. Your swag is old, my swag is new. Polo arms in my old, my friend at the row, I'm being the bread of blue. The tele security, we say let them through. So many girls like Moulin Rouge. Nobody can stop my swag, my spaz. All I need is one mic like Nas. A swag won't leave me like cleft did bras. I'm out of this world like Wizard of Oz. You tore dress, lock down the club like Alcatraz. Speculating and debating and what we have. I told you before, I am swaggy. Swag, 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 swag. Party chat like one M16. Them call me the raving king. Touch a small girl, show me love. And I tell me my sweet like fudging. Say party chat like one STD. Style with them love, them watch we like MTV. Alright, as me reach me see gal pan head tops, where me no one go a bit back. Yeah, apple vodka me drink till me skull hot. Party no dead like tough card. Simmer, me go circle round and I'm bad. Me a gal a shout out free real boss. Do all hot grab a bus in a me head. Believe me say a lot lad. Me say party chat like one M16. Them call me the raving king. Touch a small girl, show me love. And I tell me my sweet life for drinks. A party chat like one STD. Girl, let my wine for me, yeah. And we have the style with them love. Them watch we like MTV. The girl, them say, yeah. And them favorite dog. And I wine, them favorite bar. You know, I wonder if me have the steering lock. Have to tell you the truth, ha, ha, ha. Kill a wine and Jamie a lot. We clocks them real, we know we're not a car. We done get permit from the soup, you know they dance girl a cop. It's a party shot like one M16. Them call me the raving king. Touch a small girl, show me love. And I tell me my sweet life for. It's a party shot like one STD. Girl, let my wine for me, yeah. Piotte Dutra stanno troppo avanti. Rufini e mani passano. Ad ascoltarmi adesso sono in tanti. Bene, ma e tutti quanti signa ma
watch me make the dance. Yo, e dai tu da metti un'altra hit, la folla impazza per il meglio beat, il piotta spiega la tua playlist, per ogni sangue una danza qui, senti il bisogno di muoverti, come fai sopra la family, come in Jamaica in Italy, si balla russo la gamofì, tante ore andiamo avanti senza manco uno stop, per questo vuole farne una e adesso prendo uno shot, che sei troppo avanti non può essere un flop, quindi ti famo culo, tutti famo culo, culo, culo. The rock and out the side and movie. Pull up. If I'm not this fat, I be a rat on a drop and you will throw the ball out. Pull up. Give me a top if you want to hear me back and I make me hear you all about it. Pull up. So everybody shout out. Lady, me just want to hear you scream out. From your nose say you want down, no down. Bring it up on your feet when you walk out. Can't just hear you, we go all out. I'll drag my pussy, you go fall out. Too much in the way from where you crawl out. I'll write too much of you, take a time out. After me circle the block in, me just happy with the girl there. Pull up. One round up front and two in at the back and out the side and we be pull up. Step on the dish but a pair of two not drop and you will throw the ball out. Pull up. Take it from the top if you want to hear it back and I make me hear you all about. Pull up. Push it back on it, bring it back on it. Give me the thing, become a waffle lock on it. Bind it, wiggle it, set the chop on it. Two more shot, now we in a hot panic. Two girl and I'm ready for jump on it. Two to my word and I'm ready for thump on it. Ready for run on it, ready for dump on it. Tag team in fire truck, we pump on it. Heads up high, we burning up the sky. We got the dance all crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a trance. My baby, she don't mind at all. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it on me, if it feels alright. Put it up in the low and bring me up. No, she doesn't mind, I, she doesn't mind, I, she doesn't mind. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it on me, if it feels alright. Put it up in the low and bring me up. No, she doesn't mind, I, she doesn't mind, I, she doesn't mind. Girl, I got you so high. Wine it for wine it, girl. Same time of time, she a time it, girl. Same time I line me, I line it up for co-sign it. Prime me, I prime it, girl. This ain't a crime, I'm a climate, girl. Set the temperature, the climate, girl. Check the rhyme with me, I rhyme it. You combine it, this up for a private world. Distanti, giovani e gagliardi, noi mai stanchi. Avanti avanti alla riscossa, datti la mossa, senti la scossa. Compiotta, senti che botta, 50 cent per me mezza piotta. Scusa le spalle, sto troppo avanti con tutti quanti Mahatma Gandhi. Io vengo in pace, ma chi tace sbaglia. Basta un amico in un mondo di paglia. Il mulo che raglia, lavora da schiavo. Voglio di più di un amaro lucano. Voglio di più, più stravaganti. Cazzo parli, io sto troppo avanti. Non ti vedo, sto troppo avanti. Non ti sento, troppo avanti. Non mi fermo, troppo avanti. Ma dove sono tutti quanti gli altri? Non ti vedo, sto troppo avanti. Non ti sento, troppo avanti. Non mi fermo, troppo avanti. Ma dove sono tutti quanti gli altri? Buonasera a tutti quanti. Voi che state troppo avanti ascoltandoci in diretta su Radio Città Futura 97.7, di streaming sul sito della radio che è radiocittafutura.it, poi c'è anche il canale 700 di Sky, ma poi ci piace dire, sottolineare ben bene che siamo anche in diretta video sul canale YouTube, alla stringa youtube.com/troppoavanti, ospitati dal canale
del sottoscritto Padre Piotta. Troppo avanti, non troppo avanti normale, quello che facciamo ogni weekend, sabato e domenica con Cecilia, con Dura, dalle 2:30 alle 4, in replica dalle 11:30 all'1, ma troppo avanti radio show, cioè la radio la portiamo anche sul palco con un sacco di amici ospiti per l'occasione, che abbiamo messo in scaletta in rigoroso ordine alfabetico, per cui avremo Amir, Broke Speakers, Schiave, 3D e Primo De Corveleno, Turi e poi anche la proiezione dell'ultimo video che è uscito il 30 marzo del sottoscritto, che Piotta è morto, ma siccome dopo 3 giorni è risorto, in tempo per la puntata di Troppo Avanti Show qui dal Carlsberg Centrale. Fate ancora in tempo ad arrivare, vi ricordo che è in free entry in via Celsa 6, che è una via piccolissima che trovate tra via delle Botteghe Oscure e piazza del Gesù, qui proprio nel centro storico della capitale. Troppo Avanti, come ben sapete, passa tutta musica che spacca, sottotitolo hip hop e ragga, e anche qualcosa che magari si aggira intorno a quel mondo lì. Per esempio adesso va parecchio la scena legata all'elettronica, alla dubstep, e allora abbiamo proprio un remix di un pezzo molto noto di Aloe Black che si chiama Need a Dollar, che tutti quanti, penso, conoscete, ma in versione dubstep remix. Dutra, mandala. Troppo Avanti. Ok, questo era Aloe Black, I Need a Dollar Dubstep Remix, e cominciamo col primo ospite, che poi in questo caso per tutta la serata tutti gli ospiti sono anche degli amici, per cui è sempre un po' bello e un po' imbarazzante, però ti funziona il microfono? E la cosa... no, perché poi chi ci vede sa già chi sei, perché accanto a me ci sta Amir, sì, ma per chi ci sente in radio invece... Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Come stai? Potete fare un applauso a Padre Piotta? Grazie, scusa. Troppo buoni, sono proprio risorto per voi oggi. E volevo chiederti... Posso dire una cosa? Sì. Perché a casa è un'esperienza nuova e è strana, è diversa. Mistica. Perché siamo su un palco, sì. Quindi diciamo, però siamo in radio. Quindi non è un vero e proprio live, ma non è neanche un programma radio. Ma siamo anche tra amici e potremmo stare a Trastevere. Mancherebbe solo Giorgio, che è ancora in Colombia. Ma appena Giorgio, se ti giri da qualche parte, c'è sempre. C'è sempre. Comunque andiamo, facciamo un po' di lavoro, no? Raccontiamo un po' di cose che stanno accadendo a tutti noi, a partire appunto da te. Vieni da un successo molto grande e che presumo sia stata una importante esperienza artistica, perché fare una colonna sonora non è che capita così tutti i giorni. No. E la tua è stata quella del film Scialla, che penso che avrete visto o quantomeno ne avete sentito parlare. Hai visto Scialla? Qualcuno l'ha visto Scialla? Nessuno?
Tutti l'hanno visto, l'hanno visto tutti. L'hanno visto tutti, ha vinto anche un sacco di premi, sì. Tra cui anche insomma molti complimenti per la tua, sì. Ne hai ricevuto proprio uno poche ore ma fa. Ma due giorni fa, premio giorni Cinema fa. Giovane 2011 per miglior tema musicale, Amir e Caesar Productions, quindi insomma. Senti, e com'è stato mettere l'hip hop, che poi mi sa in maniera così organica, mi era capitato anche a me in passato, sì, ma sì, così sì. È proprio una colonna sonora hip hop dall'inizio alla fine. Sì. Quindi è anche particolare perché di solito c'è un'orchestra che sonorizza, certo. Invece in questo caso c'è un producer, un beatmaker a disposizione, al servizio delle emozioni raccontate dalle, sì, immagini, cosa ben diversa. Beh, un'esperienza totalmente nuova, totalmente diversa. Sai benissimo che noi scriviamo spinti dall'ispirazione, da qualcosa che abbiamo dentro, che vogliamo dire. È stata la prima volta che ho lavorato veramente su commissione, quindi mi sono sentito un impiegato. Mi hanno detto fai una canzone che parla di questo. Ovviamente sono stato facilitato dal fatto che il film aveva un tema che mi toccava anche molto personalmente, il rapporto tra un padre e un figlio. Sono un papà, un felice papà di un bambino, ragazzetto. Beh, bambino, ragazzo. Bambino dal tuo punto di 12 vista. 12 anni, quindi è un po' più alto di me quasi. Quindi... Visto che già ascolta Jay-Z, Kanye West. Jay-Z, tutto, sì, 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 sì. L'hip hop italiano ascolta solo me, per ora. Sarà dura. Sarà dura, sarà dura. Senti, questo per quanto riguarda quello che è successo pochi mesi fa, ma c'è anche il capitolo che riguarda quello che accadrà tra pochi mesi, perché, certo, sei in uscita con un nuovo disco e tra l'altro tu hai appena fondato una tua etichetta che si chiama, sì, RCM, sì, da non confondersi con altri acronimi, no, 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 ma è Red Carpet Music. Red Carpet Music, la mia etichetta, ovviamente il nome dell'etichetta è un omaggio all'esperienza di Venezia, del film, del cinema. Ti riconosco, Tommaso, come un pioniere di questo, delle etichette indipendenti, la grande onda c'è da molti anni, Macro Beats c'è da molti anni, ce ne sono tante di etichette indipendenti. Quello che voglio dire io è che io non mi sono inventato niente di nuovo, neanche Fabri Fibra, neanche Ue Pequeño. Le etichette indipendenti gestite dagli artisti ci sono sempre state in tutti i paesi del mondo. Qui in Italia è una realtà per l'hip hop proprio che adesso vedo che è in fermento, diciamo. Assolutamente sì. Va bene, allora, visto che hai preparato una cosa apposta per noi, sì, usiamo un termine che nell'hip hop non si usa, comunque un medley. Un medley. Una un volta medley. Minoretano, il compianto mi disse, ma canti sull'internazionale. Io ho detto, l'internazionale? Che, sì, cos'è? Squarta pure disperato, non ce l'abbiamo l'internazionale. Cioè, è la strumentale, come la chiamavano loro. Ha preparato un medley con Scialla, che abbiamo appena, sì, citato. Questa è Roma, che questa fa parte Roma di Scialla, ma anche dell'album Paura di Nessuno, sì, a proposito di Grande Onda e della nostra amicizia. Edito e per la Grande Onda. E poi anche un'anteprima che però già potete vedere su YouTube, quindi, sì, salutiamo ulteriormente tutti gli amici collegati, sì, in diretta sul canale Troppo Avanti, e certo, perché Grandezza Naturale. Grandezza Naturale è il nome del mio album che sta per uscire, vi farò sentire, okay, l'intro, più o meno un pezzettino, l'ho portato, c'è uno shout a MC Jaime che è un mio amico, quindi insomma ci tengo molto, c'è anche la mamma di Jaime stasera. Assolutamente sì. Quindi bello. Un abbraccio a Caterina, bella Jaime, bella Mir, bella a tutti, bello, voi che siete venuti, questo è Troppo Avanti, cominciamo col primo ospite, fatevi sentire per Amir, qui su Troppo Avanti! Più! Ehi! Amir, Troppo Avanti Show, Radio Città Futura. Ehi, ehi, Amir. Grandezza naturale, il nome del mio disco, leggenda, arrivo, porto il verbo come Gesù Cristo. Allora il pubblico qui davanti, anche se siete seduti e sembra di essere a teatro, vogliamo un po' di casino. Uno, due, tre. Si può fare di più, padre Piotta. Uno, due, tre. Grandezza naturale, il nome del mio disco. Grandezza naturale, come Hendrix, come Prince, come Jaime, come Crash Kid, rest in peace. Come Cop, come Donny, con i suoi Wall Train, come Pac, come Biggie, come John Coltrane. Sono serio dai tempi di scienza doppia. Tu preparati a difenderti quando Amir pass, non le mando a dire, vero fino alla fine. Sono un king in italiano, puoi chiamarmi Sire. Allora che città è questa? Dove siamo qui? Dove siamo? È Roma! Questa è Roma. I campetti, le pische, i quartieri, sulle mani, sulle mani, teatro Casper, tutti quanti, su! Le strade, le sponde, i campetti, le pische, i quartieri, i coatti, le guardie, i mestieri, i rioni, lo stadio, le bombe. Questa è Roma che ti chiamo te, non te nascondo.
Vengo da Roma, la città eterna che splende sotto il sole. Fuoco che riscalda, esplode se incrocia queste parole. Me li bevo sti infami come bocce di splugen. Sono io il verdetto che ti incastra e non si discute. Nati in mezzo al fango, sputa ed esce fango ogni giorno. Ne mangio ancora in piedi, rimango so. Mafia e spaghetti qui, western italiano, sì. La gente si spara e non c'è Lucky Luciano. O Al Pacino dentro a un film con i chili di coca. Pischelli che s'ammazzano per un pezzo di roba. Da Torpignan Magliana qui a stamagnana, sì. Questa è la realtà più cruda, cresci o riparati. Giro con la gente che ha rispetto e rispetto. Che ha preso calci in bocca ancora qui e non ha smesso. Perché è pronto a tutto, vuole affronta tutto. Chi vuole facce fuori qui, vuole affronta un lutto. Su le mani, su, 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 su. Il mondo fuori che aspetta, ma è quando tutto va secondo i piani. Il telefono squilla, ma è non ha suonato la sveglia, ma è il mondo fuori che aspetta, ma è ai miei problemi ci penso domani. Yeah. Grazie, 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 grazie. Vi fate sentire per lui con questo medley. Troppo avanti show, Teatro Casper, Radio Città Futura. Ci saranno un botto di artisti ancora, all'inizio questo. Senti, ma quando esce l'album? Ma l'album... Giugno? Sì, giugno. Maggio, giugno, insomma. Estivo. Sì, estivo. Ok, fatemi sentire ancora per lui, tanto è sempre nei nostri pensieri, nei nostri ascolti, sono troppo avanti. Grazie a tutti, grazie. Grazie a te, Piotta. Torna a presentarci l'album. Grande. Allora, adesso, prima che si preparano gli altri amici, che vi presenterò a breve, comunque, i Broken Speakers... che presenterà da paura un pezzo dal loro nuovo lavoro Fino al Collo, che sta andando da paura, una bomba. Visto che con loro ci sono tanti amici del loro presente, ma anche del mio passato, potrei citare Simone e Massimo, Davide De Corbellino che verrà dopo, ma ce n'è uno che è proprio la storia dell'hip hop italiano da tanti anni. Quando ha cominciato a rappare lo faceva in inglese, la sua a Milano con i Radical Staff, lui si chiama Chaos One e l'ascoltiamo con un pezzo che è appena uscito che è bellissimo. Le due metà qui su Troppo Avanti, Mosefa! Chi c'è Sleep Nef, lo so, forse sono un po' troppo avanti, troppo avanti, troppo avanti, troppo avanti, troppo avanti. Persino a costo di evitarti, sione questo che ho corso. Stare a aspettarti, trovarti al ritorno. E visto che non dormo ora, resto a guardarti ancora un altro giorno finché riesco a scordarti. Potrei parlarti e dirti ciò che provo, ma non so dove cercarti in più, non so dove mi trovo ora. Ora che mi muovo in mezzo a niente, ora che di nuovo sto toccando il fondo inesorabilmente. È la metà che non sente, non vuole, la gente che ha fretta, non aspetta il sole. Troppe parole, troppe museruole, troppe lacrime che lentamente bruciano troppe gole. Troppo dolore per troppi pochi istanti, un errore di troppo oppure troppi rimpianti, certe storie sono troppo importanti e non lo puoi più tagliare il suo cuore senza i diamanti. È la metà ferita, è la metà tradita, a media strada su una strada infinita. È la metà impazzita, stretta fra le dita, per la metà della mia vita. È la metà ferita, è la metà tradita, a media strada su una strada infinita. È la metà guarita, la mia via d'uscita. Creduto che lottassi, ma la verità è che ho mantenuto gli occhi bassi. E la metà del rifiuto temuto la merita. Sarà la prassi, la metà non risolta, ma se torno sui miei passi sarà la prima volta. E finché c'è una metà che non ascolta e non chiede, l'altra metà che ora si volta e procede. Metà non vede, l'altra metà che affonda. E oggi che succede? È la metà fuori onda. Se metà mi possiede, metà mi asseconda. Solo in seconda sede la realtà mi circonda. Metà concede, la metà che ha diviso il paradiso per la fede, ma l'inferno è il suo sorriso. Metà deciso che non crede più all'amore, è la metà che ora ha ucciso la sua metà migliore. È la metà ferita, è la metà tradita, a media strada su una strada infinita. È la metà impazzita, stretta fra le dita, per la metà della metà della mia vita. È la metà ferita, è la metà tradita, a media strada su una strada.
Chaos One, le due metà, e questa è sempre troppo avanti. Allora, prima abbiamo ascoltato Amir, adesso diciamo dal serato abbiamo ascoltato Chaos, che comunque salutiamo, anche perché in realtà fino a 48 ore fa stavo a Roma per un concerto esplosivo che ha visto i Broken Speakers riempire la strada e anche la strada che stava di fronte al centro sociale, perché c'era così tanta gente che vi assicuro personalmente non si riusciva a passare né con la macchina, e a stento sono riuscito a passare col motorino. Il disco loro sta andando da paura, è stato primo su iTunes subito e poi secondo, terzo, di nuovo primo, quarto, insomma una serie di posizioni importanti, perché sono un gruppo importante della scena hip hop italiana, e poi nello specifico parliamo della scena hip hop romana. Sono i Broken Speakers qui al Carlsberg Centrale per Troppo Avanti. Sì. Bella Goiz, bella Lucci, bella Tommaso, bella Tommaso, bella Ube, no Ube non. Ciao bella a Ford, tutti, bella Franz. Ciffo. Franz. Ah, Franz. Franz, Franz. Da no, perché già il pezzo si chiama Il Motto, voi dite Il Botto, poi Il Morto, che però è Piotta. Cambiamo che è risorto. Che poi Nicco, mo lo metto in mezzo, mi è anche regista per la tua azienda. Esatto. Video Addicted. Esattamente. E in questo caso però non da solo, ma con Alessio Saglio e Davide Fara, che non è detto la romana, è proprio con una R sola, hanno realizzato quel video che vedremo dopo, ma a quest'ora non ci interessa. Vorrei parlare di Fino al Collo, perché è un disco che avete realizzato dopo, cioè, dopo una lunga attesa, c'è parecchia richiesta, sì, c'è stata. No, vabbè, lunga attesa, no, abbiamo fatto il disco che è uscito nel 2007, l'ultimo disco ufficiale. No, poi c'è stato... no, no, 2007 è Terapia. 2009. Piace, l'album è 2009, che... l'album è 2009, poi abbiamo fatto il mixtape. Ah, è vero, mixtape. C'è stato il mixtape. Lui che è disco bene. Di Ube. Mixtape che è andato un sacco bene, e poi il disco, cioè aspetta, poi è uscito... Fenomeno Mixtape, che è il suo solista di Coez. Sì, perché diciamolo, cioè il Broken Speakers è un collettivo. Sì. Già a partire dalla Genesi, mi metto qua dalla parte 2, perché so Vai. Che loro due in realtà erano già insieme. Poi vi siete uniti con Raffaele, Lucci e con altri ragazzi ancora, e si è creato questo collettivo che sono appunto i Broken Speakers, dove però anche l'elemento singolo continua il suo percorso. Assolutamente, perché sì. Perché per esempio a breve uscirà anche se sì. È già uscito Fenomeno Mixtape, ma uscirà anche la cosa dello scioglimento, no? Che è questo in realtà, cioè nel senso semplicemente non faremo più magari un disco tutti insieme in formazione completa. Poi, magari. Però poi non si sa mai. Si sa mai, infatti. Perché poi diciamolo, davanti alle lacrime. In realtà il segreto è che abbiamo già preparato la reunion fra 5 anni tipo i Take That. È tutto a tavolino. Uno di noi, che è Robbie Williams dalla situazione, diventerà certo. Ricco, poi tornerà da noi e dirà facciamo un disco insieme tipo i Take That. Cioè avete pure il regista. Il regista c'è sta, il DJ sta là. No, e tra l'altro diciamo che davanti alle lacrime, non quelle finte da televisione, ma quelle vere, perché mi hanno raccontato che a livello emotivo lo show di sabato ha visto magliette sudate tirate strappate, un botto di gente, c'erano testimoni dalla radio, Cristiano Cervoni. Io. Sudore che risaliva in cielo e riscendeva sotto forma c'era di acqua. C'era la condensa sul soffitto, sì. Esattamente. Quindi una. Sudava quelle... il soffitto. Vabbè, ragazzi, un bel sold out, possiamo da dire. Paura, con stage diving. Stage diving c'è stato, lacrime ci sono state, non diciamo di chi, qualcuno ha pianto. Alcol a fiumi. Alcol a secchi, no, contenti, una cifra contenta. Va bene, fermiamoci qua che è meglio. Allora, posso dire che ce lo meritavamo però. Io concordo e sottoscrivo, vi faccio i complimenti. Grazie. E adesso ci fate ascoltare dal vivo un pezzo che abbiamo già passato tante volte qui nel programma, che è Il Motto. Che è un yes. pezzo che, diciamo come appunto sottolineate, fa il botto, perché è un pezzo da pura. C'è anche il videoclip che potete vedere su YouTube, logicamente, dove l'idea è molto romantica, perché siete partiti da un vecchio video vostro di anni fa con Nicco proprio bambino, e nello stesso location, però logicamente anni dopo, però con la stessa fotta e la stessa grinta, e sempre idea rubacchiata dei Beastie Boys. Vabbè, buttala via. No, no, non è vero. Sì, vabbè, fossi. È polemico. Beh, senza saperlo però. In buona fede. Sì, in buona fede, è una assolutamente. Citazione. Ci hanno dato il permesso, li conosciamo personalmente, hanno approvato. Vi fate sentire per i Broken Speakers. Roma! Da Fino al Collo, Il Motto, qui su Troppo Avanti, Radio Show! Broken Speakers Crew! Mandala Ehi, ehi. Ah.
Se viaggio sopra un beat for 7-8 ti vengono i complessi, manco stessi su un set di Rocco, gang bang in 8. Parli troppo arciocco, te bevono tipo Berchi, noto sto mega in forma tipo Megan Fox. Dici dal 98 l'hip hop è morto, mezza sega in forma, pure il mio jukebox perché sforna bombe non se n'era accorto. Se compro can speaker sconta troppe sfighe, un po' le ride un po' le scrive su una molle schine, le rose hanno le spine. Coezza stile, capisci bello, questo è il motto di quello che non fate, ne parlate un botto. L'hip hop è morto, peccato non me ne ero accorto e me ne foto. Capisci, questo è il motto, capisci bello, questo è il motto di quello che non fate, ne parlate un botto. L'hip hop è morto, peccato non me ne ero accorto e me ne foto. Capisci, questo è il motto. Se, che sfiga regà, l'hip hop è morto proprio quando ho cominciato io, ma mica me ne so accorto. Sarà che suono troppo, sarà che ho scritto troppo, sarà che te chi parla ma non fa, io non me preoccupo e datemi un microfono. In testa c'ho un metronomo, quando sto su un foglio l'inchiostro diventa autonomo. Scrive rime con un senso logico e deride il leader con la faccia che sorride sopra i nostri monitor. Vomito, oggi no, scrivo testi ormai da un po' e te che parli a me di pop, lascia stare, anche no. Capisci il senso del mio motto, finché il mio gruppo suona un botto, per me sei te che sei morto. E io c'ho ancora un messaggio da ditte, pure se non so saggio, pedate tu dritte, ma sai, scusa se riempi ancora pagine fitte, ma ho buttato il sangue in battaglie vinte e sconfitte. Quando Ford manda la tramba dagli anni 90, non si vede ma c'è più di chi millanta. È un altro tonno che canta, che accanna, appena sa che con sta roba non campa. Tu guarda la banda mia e vedi chi ha fede, mo che il rap va de moda, guarda quanti siete. E non c'è stati fra 2000 ambicci, famo tutto, non famo i capricci. E mentre blateri, piate sti spicci. Capisci bello, questo è il motto di quello che non fate, ne parlate un botto. L'hip hop è morto, peccato non me ne era accorto e me ne foto. Capisci, questo è il motto, capisci bello, questo è il motto di quello che non fate, ne parlate un botto. L'hip hop è morto, peccato non me ne era accorto e me ne foto. Capisci, questo è il motto. Un po' di grazie casino. Roma, grazie a tutti. Leandro Carlsberg, grazie speakers, a Tommaso, grazie a voi, da grazie venuti, a Radio Città grande. Futura. In bocca al lupo per tutto quanto, un bocca al lupo fino al collo per i video, per il disco di Silvano, per il negozio Craft Dream, per tutto quanto. Grazie. Sono contento che un bel po' di persone della scena romana siano qui tutti assieme, quelli che cantano, ma anche altri tipo Jacopo, Dioniro che ho visto su e altri ancora che salutiamo, come per esempio sicuramente comunemente gli amici dei Colli del Fomento, Simone Massimo e DJ Baro. Anche Giorgio Grandi Numeri che sta in Colombia, Squarta che non può venire perché c'è il ragazzino, ormai cominciamo tutti a essere un po' cresciutelli. Allora, vi lancio un pezzo Daniel che ho problema, difficoltà a presentare perché è del sottoscritto, vi posso solo dire che fa parte del lavoro che uscirà il 10 aprile che si chiama Odio gli Indifferenti e questo si chiama Io non rido ed è anche dentro a Basement Rap volume 1 fatta dal Quadraro Studio, salutiamo anche gli amici del Quadraro Basement, bombo clat. Troppo avanti, con due piotta, troppo avanti. Senti che botta, troppo avanti, per tutti quanti, troppo avanti, comincia il party, comincia il party, comincia il party. Ok, ok, ok. Mono, crono, stereo, tipo, monotono, stereotipo, cliché, ma io non rido. Mono, tono, stereo, tipo, monotono, stereotipo, politico fallito. È classico stereotipo da comico fallito, tipo sketch da bagaglino, tipo sagra del paesino, tipo screzio di Borghezio, Calderoli alla bandiera, sul pulpito dell'ultimo teatrino da Palera, all'acqua, bar, ma la Lega se ne fotte, un caffè Borghezio al bar, così cago forte forte, so cronache d'estate, da pessimo giornale, ma voi com'è che state? State messi proprio male, sembra un cine panettone, infarcito di cazzate, di logore e battute, invece il tuo telegiornale da cliché, demodé di un paese che non c'è, di un vecchio cabaret dove ridi solo te, con il vecchio canovaccio del romano un po' pagliaccio, le urla e lo schiamazzo, ci avete rotto il cazzo, napoletano ladro, mafioso siciliano, e intanto la camorra sta all'Expo lassù a Milano. Mono, tono, stereotipo, monotono, stereotipo, cliché, ma io non rido. Mono, tono, stereotipo,
cliché ma io non rido. Mono, tono, stereotipo, monotono, stereotipo politico fallito. Qua non si scherza più, si ride amare come Dino. Io risi ma non rido e tengo in alto il terzo dito. Vivo, redivivo, antidivo, io reattivo. Che m'apri col sorriso, invece trovi il tuo assassino. Qua Roma sgroppa, Roma suda, Roma fa paura. 60 euro al grammo e te raccontano che è pura. Roma cruda, Roma dura, senza una zona verde. Che poi nella zona rossa ci rimangono ste merde. Tutti qui a rappresentare gli interessi di una parte, per poi restare sempre dalla parte del più forte. Dai soldi delle tasse, le zoccole de classe, che poi ci fosse uno che davvero li votasse. Mono, tono, stereotipo, monotono, stereotipo, cliché ma io non rido. Mono, tono, stereotipo, monotono, stereotipo, politico fallito. Mono, tono, stereotipo, monotono, stereotipo, cliché ma io non rido. Mono, tono, stereotipo, monotono, stereotipo, politico fallito. Mono, tono, stereotipo, monotono, stereotipo, cliché ma io non rido. Mono, tono, stereotipo, monotono, stereotipo, politico fallito. Troppo avanti, questa era Io non rido. Questa è Piotta, Piotta, Piotta. Ho visto la diretta su YouTube tramite l'iPhone del buon Fabio Luzzetti e devo dire che spacca notevolmente, ci piace parecchio, per cui salutiamo chi ci sta guardando da youtube.com/troppoavanti, ospitati dal canale Padre Piotta. Poi ci abbiamo anche Daniel Dutra e lo vedete, e Fabio Luzzetti, visto che l'ho citato, lo chiamerei qui accanto a me per risolvere un dilemma difficile, cioè sì, quella dell'autointervista, che a parte Berlusconi non aveva fatto ancora nessuno. Esatto. Quindi non vorrei ripetermi per questo oltraggio. Se ti autointervistavi sarebbe stato perfetto, però poi alla fine, no, è troppo, come dire, meglio che io ti ponga delle domande, farò delle domande molto serie. Sì. Adesso arriviamo al momento serio della trasmissione. Sì. Insomma, non che non sia stato serio fino a questo momento, no, però caleremo un po'. No, beh, battuta a parte, allora siamo qui per innanzitutto questo primo appuntamento del Troppo Avanti Radio Show. Noi con Radio Città Futura lo faremo anche per il mese di aprile, altri due appuntamenti con il nostro Pierluigi Siciliani, con Ernesto Bassignano, saremo in diretta da qui con appuntamenti musicali che si muoveranno in territori diversi, nel cantautorato, giovane cantautorato, vecchio cantautorato, ma oggi è tutto interamente dedicato all'hip hop. Mi fa piacere sentirmi un po' hip hop oggi. Ah, è stato sempre un sogno chiuso nel cassetto, potrei fare delle rime ma eviterò di farle. Siamo qui per parlare in realtà di questo album del Piotta che uscirà il 10 di aprile, l'11 di maggio ci sarà un concerto al Circolo degli Artisti. Piotta è morto, cioè si può lanciare un disco dando il titolo al primo singolo Piotta è morto? Lo so, alcuni parenti hanno protestato, però secondo me si può e si deve, perché poi la canzone, al di là del primo ascolto, dove sicuramente può sembrare più ammiccante, dice parecchie cose. Innanzitutto gioca in maniera molto dissacrante con un modo di porsi sempre molto serioso dell'hip hop, non che non debba esistere, ci mancherebbe, ma può esistere anche un altro modo di concepire, un po' più ironico, che poi quello che ti contraddistingue da, sì, da tempo, sì, insomma. Sì, sì. Il che non vuol dire poi che non si debba fare anche impegnato, cosa che faccio molto spesso, come abbiamo sentito col pezzo di prima, e in tutto gli odio gli indifferenti, ma anche qua si impegna in una certa direzione, cioè ironizzare su, per esempio, questo dissing, che è un sentimento anche molto puro, perché l'amore è un sentimento che deve essere sempre, no, lasciato puro, certo, così com'è, ma anche l'odio. E invece infatti, anche il dissing fatto finto. Spieghiamo a chi non è dentro all'hip hop cos'è il dissing. Il cos'è dissing, un dissing? Sarebbe disrespect, cioè mancare di rispetto a qualcuno, e viene fatto nel rap sotto forma di rima. Ma quando è fatto in maniera sincera, pura, appunto colma di odio, ci può anche stare bene, perché piuttosto che farlo violentemente lo si fa invece in maniera creativa. Però devo noto sempre più, anche in Italia, che invece viene a volte proprio fatto scientificamente a tavolino, un po' per far parlare, per cui diventa un po' il gossip del rap, come c'è il gossip nel mondo degli amori dello spettacolo. E poi è anche l'idea di comunque di andare avanti sempre per la propria strada, la propria direzione, con la propria idea, al di là di quello che è il commento degli altri, spesso anche frutto di gelosie, invidie e rancori personali. Per cui è un po' come tutta la vita, forse anche per il gran finale, un morire o risorgere continuamente, per cui comunque dice parecchie cose e lo dice in maniera poi di immagini, quindi come con un videoclip, citando un film
fatto in Italia da Albanese e poi da Bill Murray in America, che ricomincia da capo, dove questo protagonista costantemente muore e poi rivive la stessa giornata di prima, finché ha capito il trucchetto, è pronto ad andare per la propria strada e per i propri obiettivi, che in quel caso è una giovane donna amata, invece in questo caso è proseguire per la mia strada musicale con tutte le mie caratteristiche che da sempre porto con me. Il video è molto divertente e tra l'altro ho riconosciuto alcuni attori, persone che... Tipo Giovannino che hai visto prima. Tipo Giovannino La Gorga, che non so adesso in questo momento dove, dove Giovannino... è allocato. C'è anche Daniel Dutra in versione, versione psicopatica. Sì, perché Giovannino, Danielino nel furgoncino provano a uccidermi, anzi ci riescono anche, ma l'autista, quello che guida il furgoncino, è Daniel Dutra, perché secondo me al di là del fatto che, cioè guardiamolo, ci sono due camere, possiamo inquadrare. È un autista. Al di là del fatto che lui è un valido DJ, un ottimo fonico, però c'ha anche un viso, un volto importante per il cinema, perché... E poi come sgrana gli occhi Dutra. Lo stiamo lanciando stasera. Sì, sì. Mai, cioè immaginatevi incontrarlo di notte mentre tornate a casa verso le 2 le 3 nell'angolo buio. Cioè, ci sta tutto. Invece è una persona, una delle più buone persone che abbiamo mai conosciuto, è un grande amico, un grande compagno di viaggio, così come Cecilia, come tutti gli amici di Radio Città Futura, te Fabio, Valentina, Cristiano Cervoni, Tebbo il Matto, Roberto e poi andiamo su, Marco, Renato, insomma tutta quanta la radio. Sicuramente ho dimenticato Michele, qualcuno che me ne vorrà, però tutti vi saluto insieme. Tutti. Pigi. Allora io direi basta con le autocelebrazioni, ci vediamo il video, sì. E chiediamo chiaramente agli ascoltatori che non sono presenti qui di fare un po' uno sforzo di immaginazione, quelli che ci stanno ascoltando, certo, attraverso la radio, comunque cercatelo su YouTube, sul canale YouTube. Beh, slash troppo avanti. L'audio arriva, no? L'audio arriva, okay. Chiaramente. L'audio ci sarà, le immagini magari ve le raccontiamo dopo, io direi spazio alle immagini. Facciamo un applauso a Piotta, questo grazie, è troppo avanti. Buoni, luci basse, questo è il video. Vai. Bella la sim video. La figa non c'è, la bamba non c'è, ma Piotta dov'è?
dammi 3 giorni, Pischè. Uomo. Salutare un altro po' di amici. Vabbè, l'avete visto Daniel, no? Cioè, ditemi se non è perfetto, cioè veramente la persona più indicata. Poi c'è anche Roberto, Giovanni, ve l'abbiamo detto, Davide Borri, un sacco di persone che hanno partecipato a questo video, anche 2 ragazzetti con la maglietta di Amici e Justin Bieber, che giustamente mi mandano a fanculo e questo mi riempie di orgoglio. E... oh, tanto odio in un video non si era mai visto, in un solo video di 3 minuti. Ma gente cattiva, gente cattiva quella. Irriconoscente. Quella. Vorrei anche ringraziare alcune persone che hanno prodotto la canzone, in particolare Emiliano, Rabbi. Poi mi picchia, se no, sai che è un violento. E poi accanto a lui c'è anche Luna, che è un'amica, che anche lei è una regista molto molto brava, con cui abbiamo fatto parecchie cose, tra cui il video di Io non rido, il pezzo che abbiamo sentito prima. Nel disco ci sono un tot di amici, dall'hip hop solo Rancore DJ Mike, ma dalla scena rock, quella storica, per esempio Francesco Di Giacomo del Banco del Mutuo Soccorso, da quella emergente, ma emersa, la grande Bud Spencer Blues Explosion, da quella, come posso dire, della tua età, cioè quelli che hanno superato i 40, vorresti sì, dire. Io ancora so, te sei ancora sotto, no, ancora sei a ridosso. E Pierpaolo Capovilla del Teatro degli Orrori, storico, e poi anche Bunna degli Africa Unite, per un pezzo molto bello sull'acqua, perché visto che l'acqua, abbiamo vinto il referendum, ma comunque a Fiumicino hanno fatto delle fontanelle a pagamento, non parliamo di politica stasera, no, facciamo le 3 di notte qua, esatto. Tanto ce n'è parecchia dentro Odio gli Indifferenti. Io, come nelle migliori televisioni italiane, te l'ho appena detto all'orecchio, ma farò finta di averti portato una sorpresa. Ah, che bello. La sai che c'è la sorpresa? No, non lo sapevo. Sei però emozionato? Cioè, non più che emozionato, preoccupato, però... No, non devi preoccuparti. C'è il backstage del video, perché abbiamo visto il video, è di una durata tutto sommato simile, cioè 3 minuti scarsi. Tanto poi lo rivedete tutto quanto su YouTube, e la diretta e il video. Commentate, scrivete quello che volete... cioè, ma anche una scritta piena di odio va bene, non è un problema, ci piace comunque il confronto creativo. Certo. Violento e fisico no, un po' lo temo, però quello intellettuale ci piace. Attenzione ad attraversare la strada, questo è un altro dei messaggi, infatti, guardate sempre a destra e a sinistra. Ho portato il backstage del video, che non l'ha mai visto nessuno, cioè l'ho visto io prima di portarlo perché ero molto curioso. Ringraziamo Stefano Cipolloni, ma non sono sicuro del cognome, ma Alessio della Sim potrebbe dircelo, forse non è Cipolloni, si offenderà, però... Stasera ti stai raccogliendo tutta una serie di nemici, capito? Ma perché, uno dopo l'altro, lo so, ma fa parte del... continua così. Fa parte del marketing di Piotto è Morto. Questo è il backstage e poi subito dopo ancora con un sacco di ospiti, perché abbiamo Chiave che ci farà il nuovo singolo Sun Tzu, oggi primo su iTunes e direttamente da... ma lui già era campione di freestyle, non aveva bisogno della TV per dimostrarlo, assolutamente no, però sicuramente qualcuno in più lo conosce grazie a quella e ben venga a certa televisione. Poi ancora 3D e primo dei Corveleno, Turi, insomma un sacco di ancora amici ospiti. Questo è il backstage di Piotto è Morto qui al Troppo Avanti Radio Io. Show. Nico, io levo i carboidrati a cena e carica a pranzo. Dirò qualcosa nel backstage. Sul video di Piotto è Morto. Via! One, two, party in the country jail. Ma te regina Shelly non t'ho visto mai. Quella volta che stavi al Gebrai. Non lo voglio sapere che ci hai fatto ormai. Non me fercia, guaro, non me fercia. Che è uno dei brani tratti da Odio gli Indifferenti ed è il primo singolo, diciamo che... anticipa di qualche giorno l'intero lavoro. Piotta, piotta, ti levo dal mio stereo che la sfiga è troppo. Ah, mi devo cambiare occhiali, dove cazzo vado? Sto qua a Tony Manero dei... Figa non c'è, la bamba non c'è, ma Piotta dov'è? Piotta è morto, pezzo non c'è, lo stile non c'è, ma Piotta dov'è? Piotta è morto, la porta non c'è, la grana non c'è, ma Piotta dov'è? Un disco crossover rap rock, è un pezzo molto sarcastico dove, visto che va tanto di moda il dissing, lo uso per andare oltre, visto che sto un po' troppo avanti, cioè di farmi l'autodissing con la voce di tanti personaggi famosi del mondo musicale, hip hop e non solo, da Cavalezza fino a Truccio Baldazzi. Nel Moe, papà fighe epiche, mio tutto il clan. Your name is what? Your name is who? Your name is fuck you.
facci manco mezzetto. Abbiamo trovato in extremis un ruolo per te. Io sono partito. La figa non c'è, la bamba non c'è, ma Piotta dov'è? Piotta è morto, il pezzo non c'è, lo stile non c'è, ma Piotta dov'è? Piotta è morto, la botta non c'è, la grana non c'è, ma Piotta dov'è? Io c'ho troppo odio contro Piotta, c'ho troppo odio, vendetta vera contro Piotta, anche la mia ragazza mi ha detto che lui... Sta un po' Davide Borri qui accanto a me, che aveva posto da Milano, perché non si direbbe, ma lui è proprio nato lì, sì, sì. Proprio, anzi Brianzolo esattamente. In realtà sono di Bergamo. Sì, alta. C'è anche il buon Roberto Cosimi alle tue spalle che... Poi abbiamo tutta la team video qua che sta girando le ultime scene, con l'aria che corre sulla ciclabile. Davide Varra, scusa, perché l'idea del video nasce dalla mente di quest'uomo, per cui è una cagata sto video. E... Allora, questo video parla di... Un video praticamente, in realtà, c'è un momento. Vabbè, ve lo racconto del, io. Del video di... Allora, l'idea, sì, perché Davide non è grande. Allora, l'idea del video qual è? Riprendere un film con Bill Murray che si chiama Ricomincio da capo. Stop! Per cui... Ricomincia? L'idea del video è quella di ogni volta ricominciare. Stop! Da ricomincia? L'idea del video è quella. Io scusa. Questa è l'idea del video. Ogni volta ci evolviamo, capito? L'evoluzione, l'evoluzione. Hai capito? No, grazie, questo è il backstage, risalutiamo in video Alessio, Davide, Nico e tutti quanti gli amici presenti. Raga, soul funk per tutti quanti. Con P-I-O, doppia T-A. C'era il jingle subito dopo, ma logicamente me lo sono dimenticato. Mi abbassi anche un po' la base, per favore, Daniel, qua. Allora, adesso sta arrivando un altro amico. Lui non è di Roma, anche se vive da tanti anni qua. Lui è calabrese, è di Cosenza, è un nome storico della scena hip hop italiana ed è una delle persone più brave a fare freestyle. Ma non solo quelle, perché fa anche tante canzoni, parecchi album. E proprio il nuovo singolo è uscito... Oggi è stato presentato il video, tipo 8 ore fa. Il singolo è uscito oggi ed era primo su iTunes, si chiama Sun Tzu, che penso che conoscete tutti quanti, l'arte della guerra, quasi guarda, no, non di una guerra fisica, ma di una guerra creativa, di una guerra artistica, di una guerra fatta a colpi di rime, come quella che per esempio state vedendo in questi giorni su MTV, in quel programma che si chiama Spit, con tanti amici a partecipare, per esempio Rancore, per esempio Enzi, per esempio Clementino e per esempio Chiave. Ciao! Buonasera. Come stai? Bene, bene, ora bene. Senti, buonasera a tutti. Te di dischi ne hai fatti tanti, di live ne hai fatti un botto, di gare di freestyle molteplici. Ma beh, forse sono fra quelli che ne ha fatte di meno. Però insomma sei tra quelli noti. Però le ho fatte di qualità, sì. Per la prima volta in Italia, anche se per tanti anni se n'era parlato, il freestyle passa dalla scena più underground, di colpo invece su un grande canale comunque nazionale importante MTV. Come MTV. All'inizio questo ha destato, no, qualche preoccupazione, perplessità, forse anche da parte proprio di chi poteva parteciparci. Sì. A conti fatti, perché ormai siamo insomma abbastanza in là nella programmazione, oltre ai risultati televisivi, ti senti di dire che è un buon momento per l'hip hop, che può aiutare l'hip hop italiano, che e sono stati rispettati tutti i criteri, le storie, l'immagine giusta da dare alla scena? Io assolutamente sì, fra l'altro noi stiamo parlando, ancora non è andato in onda tutto, quindi so già un po' di cose, okay, però sì, non dico, non sappiamo, dico niente. Ma non possiamo dire, sennò viene svelato l'arcano. Sarebbe come spoilerare una serie TV, però... È inutile negare che io all'inizio, poi chi mi conosce sa che ho un'indole molto underground, molto pesante su certe cose, e all'inizio ero molto perplesso. Però siamo andati a girare la puntata zero e nella puntata zero, quella che poi è servita a convincere MTV, certo, ad andare in onda, eravamo proprio io, Rancore, Enzi e Fede Palma, che poi vedrete anche in altre sfide. E lì ci siamo resi conto invece che era qualcosa di interessante, davvero interessante. Uno, perché ti danno un minuto con un argomento d'attualità, e la maggior parte di noi è molto presa da questa cosa, quindi tu puoi improvvisare e non c'è mai stata l'ombra di censura, anzi, gli autori stessi quando
parlavamo, ci dicevano dite quello che volete, non vi fate problemi, anche qualsiasi problema legale poi vediamo. Infatti molti di noi hanno mandato a quel paese, perso casa tanta per questo gente. No, scherzo. Come? No, molti hanno perso casa per questo, sì, motivo, sì, ma... vabbè, però siamo su un no, ma quello è il bello, sennò sarebbe stato poi, cioè la cosa, la sfida era anche fare un programma che avesse delle caratteristiche un po' da reality televisivo, ma in realtà essendo una sorta di anti-reality, perché poi è molto più... Sì, è il vero anti-talent show, se ci pensi, perché comunque noi andiamo là e improvvisiamo, e nell'improvvisazione può succedere di tutto, puoi fare la migliore performance della tua vita o come puoi fare davvero una brutta figura. Quindi siamo andati lì, cioè il talent show di solito è qualcuno che va lì con pezzi preconfezionati, cerca di farsi conoscere. La maggior parte di noi, anzi sono convinto che tutti noi, perché siamo in 12 a fare questo torneo, chiamiamolo così, la maggior parte di noi sono lì per dire qualcosa in televisione, non tanto per certo bene la visibilità, ma poi la visibilità è indirizzata a poter dire quello che si pensa e quello che si prova a più persone possibili. E poi comunque è una cosa in cui siamo andati noi, non è andato il... non lo so, il coniglietto, sì, del, sì, Cambretti, certo, Night, certo, che pensa di saper fare freestyle. Invece siamo andati noi che comunque qualche gara, qualche disco, qualche improvvisazione quella, certo, l'abbiamo fatta, quindi... Poi in giuria, insomma, specialmente per il Galà c'era una giuria super qualificata con Kleptoco, Fibra e J-Ax. Poi J-Ax è anche rimasto per le gare dopo, sì, con lui Masta Five, che è un nome storico di tutto questo mondo del freestyle e anche dell'hip hop, perché organizza il Tecniche Perfette, che è una gara che ormai... E lui sa davvero tutto. King. Sì, salutiamo lui, pure Masta Five, che sapeva di questa cosa. E poi altre persone che giustamente aprono anche un po'. Nicolò Agliardi, che è un autore. Comunque è un autore. Poi a tratti personaggi così, tipo Materazzi, che è sulla fiducia, perché... Vabbè, non l'ho beccato io. Questo lo aggiungo io. È andata però, bene. Va, sì, bene, sì, va bene così. No, anzi, io ho beccato sempre persone preparate. Max Pezzali. No, dopo, non si può dire. Non si può dire, comunque, però... vabbè, ne assumo io la responsabilità. Ha vinto Truce e Baldazzi questo contest di spit in finale contro me, Enzi e Clementini, e Clementino fusi assieme. Per quanto riguarda invece i dischi, complimenti, oggi, grazie, appena uscito, boom, siamo primo contenti posto su iTunes, sì, il pop italiano sta andando molto bene, ma insomma logicamente non è che tutti arrivano al primo posto, e te ci sei arrivato oggi, quindi sono curioso di sentire questo pezzo, perché io, come molti altri qui presenti in sala e alcuni logicamente presenti in radio e su YouTube, già lo conoscono, perché stanno sempre un po' troppo avanti per citare il nome del programma, sicuramente abbiamo voglia di sentirlo, di riascoltarlo. Siamo pronti. Ce lo bombi. Va bene, vai tu, tramanda la chiave, Sun Tzu, fatevi sentire per lui qui a Troppo Avanti Radio Show. Proviamo ad alzare tutti una mano in aria. Rimane sempre un live hip hop. Su, 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 su. Oh. Per chi non mi conosce, io sono Chiave, onorato di stare qua. Oh. E sono un guerriero, non ha senso se non combatte. Tu vuoi la guerra, qui la guerra è un'arte. Combatto senza armi per un ideale. Tu dammi solo qualcosa per cui lottare. Un guerriero non ha senso se non combatte. Tu vuoi la guerra, qui la guerra è un'arte. Combatto senza armi per un ideale. Tu dammi solo qualcosa per cui lottare. Partito da giù, dalla penisola, nella penisola ho visto sorpassarmi sempre gente ridicola che viene scelta perché facilmente si manipola, ma io stretto i denti fino a slogarmi la mandibola. Ho buttato semi come in un'azienda agricola, il risultato una pianta carnivora che distritola, portando la penisola nella penisola, facendo alzare mani fino a slogarvi la clavicola. Prima di parlare di strada ho parlato alla strada, mi ha confessato che non ama sentirsi osservata, odia sta gente che la sputtana per fama la usa, ma poi resta chiusa in casa. Dovreste sapere che un grande potere dà grandi responsabilità, così come la visibilità ottenuta la sprecata e dimenticate le strade, ma è tempo che il vero ritorni in auge. Se non combatte, tu vuoi la guerra, qui la guerra è un'arte. Combatto senza armi per un ideale. Tu dammi solo qualcosa per cui lottare. Un guerriero non ha senso se non combatte. Tu vuoi la guerra, qui la guerra è un'arte. Combatto senza armi per un ideale. E tu vuoi fare il comandante circondato da soldati mercenari che rimangono al tuo fianco fin quando li paghi. Io sono un soldato fra soldati volontari, temerari, sicari, lottano gratis per degli ideali. Davvero vuoi fare la guerra con me?
Davvero vuoi fare la guerra con me? Se la dobbiamo fare la facciamo in strada, non su YouTube. A tu per tu, arte sacra come Sun Tzu. Ci ho messo anni a placare l'animale che vuole eliminare ogni nemico, anche se potenziale. Fermarlo è come cercare di agguantare lo smog. Vuoi rischiare di levare il collare a Danny the Dog? Serati la sottile linea rossa davanti ai briganti addestrati alla sommossa. Vai via adesso, fingiamo che non è successo nulla. L'alternativa alle tue urla in sta giungla. Un guerriero non ha senso se non combatte. Tu vuoi la guerra, qui la guerra è un'arte. Combatto senza armi per un ideale. Tu dammi solo qualcosa per cui lottare. Un guerriero non ha senso se non combatte. Tu vuoi la guerra, combatto senza armi per un ideale. Tu dammi solo qualcosa per cui lottare. La conoscenza è il mio scudo, la coerenza la mia spada. La vittoria totale si ha quando la guerra viene evitata. Non c'è tregua, non c'è compromesso. In periodo di pace il guerriero lotta con se stesso. Ed un Ronin non ha padrone. Lotta per il bene in base a un codice d'onore. Bushido, se l'uomo con il ferro incontra l'uomo con l'abiro, il primo è un uomo finito. Grazie. Chiave Sun Tzu, questo è il nuovo pezzo per lui, che però anticipa un lavoro poi più organico. Più ampio. Sì. Ci stiamo lavorando, magari non prima dell'estate, ma subito dopo porteremo. Tra l'altro tutto ciò esce per un'etichetta indipendente per cui ho grande affetto, che si chiama Macro Beats, come il nome del protagonista, che è Marco Marco, che siete là. Che è anche qui con noi stasera. Che sta ottenendo grandi risultati, perché nell'etichetta di Marco, a parte il reggae che tanto, per esempio Giovane Killagat, ma c'è anche tra l'altro artista, usciranno col disco a breve. Anche loro hanno fatto un disco nuovo. Figo. Davvero forte, sì. È un'etichetta fortemente, assolutamente indipendente, fatta proprio come piace a me, cioè da persone che lo fanno con passione, per cui noi non siamo degli imprenditori, siamo degli artigiani, che forse è il termine più giusto per chiamarci. Ed è uscito anche il disco di un altro artista che tra poco passeremo. Nel frattempo io vorrei chiederti se tu, mentre ascoltiamo questo vostro comune amico, che poi è Gammon. Salutiamolo Gammon. Che sta andando molto bene anche lui, è un artista veramente... No, non ho sentito un cazzo per Gammon, cioè vi fate sentire. Ragazzi, per Gammon anche se non c'è, perché... Ha fatto un disco incredibile Gammon. No, ma qualcosa poi è cambiato, è davvero riuscito, un grande disco. È riuscito a mantenere il proprio stile, imponendo anche in tempi dove invece no, l'hip hop va in una certa direzione. Invece lui è riuscito a tenerlo più aperto, perché adesso c'è quello magari che più da intrattenimento che fa ballare, quello più hardcore, c'è quello più soul come quello appunto che fa Gammon, c'è quello tuo, insomma ci stanno, e questo è molto positivo. Così questo è indice che ci stiamo evolvendo, sì, ognuno si sta creando il suo ruolo, quindi l'hip hop italiano anche è vivo. Al suo suono, mentre prima era sempre un po' un compromesso a mod di compilation per raccontare le varie sfaccettature molteplici dell'hip hop. Comunque, se tu l'idea era questa, adesso scegliete una base con Daniel Dutra, poi in sala ci sono un po' di amici, in particolare c'è un ragazzo molto bravo di Roma, Debit, che fa freestyle da paura. Se lui in bocca su, mo non facciamo proprio la battle perché non avrebbe senso qui, poi voi siete amici, facciamo una cosa così però a mo' di... Dimostrativa. Nel frattempo ci ascoltiamo un pezzo di Gammon proprio con Killagat. Con Killagat, sì. Dal suo ultimo lavoro, e poi subito qua per un po' di freestyle con Chiave e con Debit. Questo è Troppo Avanti, Radio Show. Oh, e con tutti voi, eh. Yeah! Casa centrale. Troppo Avanti! Troppo avanti, lo show, hip hop e ragga per tutti quanti. Troppo avanti, lo show. Le ali a un metro dall'asfalto, per me sei come un calco per le chiavi. Nessun altro capirà che siamo uguali, anche se hai capi di due cavi. Tu non capiti, tu accadi, imparando ad osservarti, sapendo che io non potrei niente davanti ai comparti infiniti della tua mente. A ridere dei fatti che mi sbatto in faccia sempre, non riesco a fare più cose contemporaneamente. Tu mi hai modellato come se fossi di cera, un leone cresciuto da una pantera. Mi hai spento soffiando su ogni mia lamentela. Solo una donna sa tenere il male dentro una vita intera. Cerco le parole per spiegarti quello che dai. Cerco te, voglio
occhi sento il tuo fiato. Con te come legata, al tuo sorriso perlata, alla tua voce con quel tono preoccupato. È matematico che chiederai se sono coperto e cosa ho mangiato. Tu vai oltre la coltre, oltre la cortina che spesso mi inghiotte, oltre le cose che mi ripeti mille volte, che fisso mi dimentico con la delicatezza di un bisonte. Vorrei scrivere più di una frase vuota, mostrarti la galassia più remota, ma dirò che il nuovo taglio è stupendo, pure se non si nota, e tu alzi gli occhi al cielo come un pilota ad alta quota. Cerco le parole per spiegarti quello che dai. Cerco te, voglio te, anche un giorno in più dell'eternità. E non c'è ragione per sentirmi solo se non sei con me. Sei dentro ogni mio respiro. A volte mi spaventi nonostante la mia mole, con la gioia di farmi cenare dopo un giorno di capriole. Chi ha alzato le mani si è solo dimostrato inferiore, non potendo stare al tuo livello con le parole. Per te stare in una stanza è una sfida, dal dottore in una festa, e quando è finita mi ricordo a stento il nome di una tua amica. Invece tu sai com'era vestita e che smalto aveva sulle dita. Quando dici basta è come posare una pietra, ogni lunedì è giusto per iniziare una dieta. Brilli come una cometa, sei di un altro pianeta, con la maschera in faccia di bigodini per la piega. Posso cambiarmi connotati, volare altrove, i difetti sono prove. Chieda a una donna come essere un uomo migliore, se lo chiedessi a un uomo rifarei lo stesso errore. Sarà piena, sarà notte vera, N-E-S-L-I per Piotta. Quante risate, quanti pianti, Nesli, troppo avanti, troppo avanti, troppo avanti, troppo avanti, troppo avanti. Ok, ok, troppo avanti Radio Show. Mi piace questo jingle di Nesli perché cioè è proprio pieno di energia, mi dice quante risate, cioè sembra una persona sull'orlo del suicidio, però lo salutiamo perché è un artista molto, molto valido e molto bravo, però questo jingle mi ha sempre colpito per questa cosa, ne abbiamo svariati di amici e ci fa piacere passarli. Allora,
bella storia. Da paura. Siccome appunto lui ha bisogno proprio